si possono affrontare le giornate in un carcere? Io non so se voi qualche volta siete stati o avete visitato, può darsi pure che qualcuno ci sia stato, ma giustamente come dice Papa Francesco, quando vedo un detenuto io mi chiedo sempre, io potevo stare al posto loro. Questo atteggiamento di non giudizio. Ma quante volte noi, per esempio, pensiamo, un detenuto come trascorre le giornate? Ma nel caso del cardinale Pell, che ci sta un po' facendo rivivere la sua passione, la sua quaresima, e quindi dando senso anche alla nostra quaresima, il tempo che stiamo vivendo, ma non solo tempo cronologico. Mi diceva una persona che un'amica che sta sulla sedia a rotelle da circa 20 anni, dopo aver avuto un'esistenza molto attiva, che la sua esistenza è una Pasqua, ma è una Pasqua continuamente fondata sulla quaresima, cioè continuamente fondata sul dare senso alla sua sofferenza e alla sua diversabilità, come si dice oggi. E come il cardinale Pell dà senso alla sua giornata? Scrive martedì 5 marzo. No, rettifico. Scrive venerdì 1 marzo 2019. Dice, scrivo di sera e mi propongo di farlo regolarmente. Sto iniziando a sviluppare una certa routine. Inizio con la recita del breviario, seguita poi nel corso della mattinata da una meditazione sulla lettera agli ebrei, una delle mie preferite. Decisamente cristocentrica, chiedo scusa, dal momento che Paolo, o un suo discepolo o un suo imitatore, mostra che Cristo incarna la promessa delle scritture ebraiche. E poi, come se facesse un cambio di direzione, dice, le mie tre sedie di plastica sono state sostituite da una meravigliosa e più alta sedia ergonomica che una volta mi era stata consigliata in ospedale. Vedete come alterna riflessioni di alto livello, cioè qui ci sta dicendo che lui medita sulla lettera agli ebrei, e poi senza quasi nessun apparente legame inizia a parlare di cose più concrete come la sedia ergonomica che ha ricevuto. E poi dice, è curioso come ci siano persone, da Ruth fino al personale della prigione, che cercano di spiegarmi che in questa situazione la fede mi sarà di grande aiuto. Il mio primo istinto è quello di rispondere bruscamente che lo sapevo già, ma tali commenti vogliono soltanto essere una forma di gentilezza nei miei riguardi ed è interessante per certi versi commovente che provengono da persone che non hanno fede. Sono autentici. E poi chiude sempre con una preghiera. Dio nostro Padre, prego per quanti sono rimasti coinvolti negli incendi del Gippsland e per tutti i detenuti di questa prigione, alcuni di loro disperatamente infelici, altri senza fede e speranza. Prego anche per tutto il personale della prigione, che la gentilezza e la dignità dimostratami possano essere la norma e che non si ricorra mai alla violenza, alla rabbia e al disprezzo, nemmeno per il peggiore dei detenuti. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!